Daniel, Tiger è qui con te. Eri un cucciolo davvero carino, non trovi? Ma ora che stiamo aspettando l'arrivo di un nuovo membro, tu diventerai il fratello maggiore. Contiamo su di te. Tutti possono aiutar in famiglia, sai. Tutti possono aiutar in famiglia, sai. Ma come posso aiutarvi? Forse potrei tenere in braccio il piccolo. Ecco, prendi, prova con Tiger. Quando sei seduto devi tenerlo esattamente in questo modo. Non è difficile. Wow! Tu sapevi che un cucciolo si poteva tenere in braccio così? Ora che hai imparato, potrai aiutarci a cullarlo. È un compito molto importante. Beh, penso che me la caverò come fratello maggiore. Oh, io e papà ti vogliamo tanto bene. Ci sarai di grande aiuto, Daniel. Vi voglio bene anch'io. Nella culla andavi a dormire, ma ora mi rifaccio il letto. Prima molto piccolo eri tu, ma ora sono cresciuto e atto son. Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Se siamo insieme ci aiutiamo, dai. Sul tuo seggiolone mangiavi, ma ora apparecchio per mangiare con voi. Tu gattonavi da piccino, ma adesso corro e apro la porta a te. Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Se siamo insieme ci aiutiamo, dai. Possono aiutare in famiglia, sai. Se siamo insieme ci aiutiamo, dai. Piacerebbe tanto anche a me avere un fratellino o una sorellina. Posso venire a trovarvi quando nascerà? Ok. E tenerlo in braccio e giocare con lui e dargli da mangiare e vestirlo. Allora, diciamo che potrai venire a trovarlo tutte le volte che vuoi. Grazie, Daniel Miau Miau. Sarai un ottimo fratello maggiore. Grazie, Caterina. Stiamo preparando la stanza del mio fratellino. Ti andrebbe di vederla? Seguimi allora. Guarda, papà dipinge le pareti. Sono bellissime. Al cucciolo piaceranno un sacco. Ciao, ciao, amico. L'ho aiutato anch'io, sai. Grazie, Daniel. Di niente. Hai visto quel fiore? Sono stato io a disegnarlo. Facciamo qualcos'altro. Che cosa potrei aggiungere oltre ai fiori? Che ne dici di un bellissimo sole giallo? Mi aiuterai a dipingere il sole? Meglio indossare il grembiule. Papà, posso fare anche un sole sulla parete? La trovo un'ottima idea, Daniel. Mi serve la vernice gialla. Disegneremo un grosso cerchio per il sole. Pronto? Un grosso cerchio giallo. Fatto. E adesso mancano soltanto i raggi. Disegniamo delle linee, così. Ho finito, ecco il sole. Wow, ehi Daniel, quel sole è molto luminoso. Senza di te non sarei mai riuscito a decorare tutto. Grazie. Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Che bella canzone, papà. Secondo te sono un bravo aiutante? Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Tra poco non saremo più solo noi tre, perché la mamma ha un cucciolo in pancia. Sì, ma dovremo aspettare il suo arrivo. Il mio Daniel ha fatto un ottimo lavoro. Non potevamo desiderare aiutante migliore per ultimare la stanza. Grazie, mamma. Ci siamo impegnati molto. Posso sedermi in braccio? Certo, devi solo fare attenzione, Daniel. Oh! Ehi, perché sono scivolato? Non capisco. Sei scivolato dalla gamba per colpa del pancione. Perché non ti accucci qui vicino a me, ti va? Oh, sì. Mi piace la tua idea. A volte sento il piccolo che si muove. Ora sta scalciando. Ciao, ciao, cucciolo. Sono Daniel, tuo fratello maggiore. Ti sto aspettando e quando nascerai io mi prenderò cura di te. Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Credo gli piaccia sentirti cantare. Chissà cos'altro potrebbe piacergli. Beh, forse gli piaceranno i libri e tu potresti leggerglieli. Come Tiger la tigre esploratrice? Sì. Tiger la tigre esploratrice! Benvenuta nella tua nuova casa. Ti piacerà vivere qui.
Taggy ti manda tanti baci. Daniel, non dimenticarti del regalo per la tua sorellina. Grazie, nonno. È il momento giusto per darle il mio libro preferito, la musica di Margaret. Ho preparato una cosa per te, chiudi gli occhi. Sta piangendo di nuovo. Mi sa che non riuscirò a darle il regalo nemmeno questa volta. Papà, perché Margaret piange così spesso? Beh, lo fa perché vuole comunicarci qualcosa. Per esempio... Credo che adesso abbia bisogno di essere cambiata. Vedi, Daniel, la tua sorellina è ancora un cucciolo e i cuccioli non sanno parlare. Spetta ai grandi capire le loro necessità. Dalla mele cambia subito il pannolino. Posso aiutarti? Ma certo, Daniel. Andiamo nella sua cameretta, ti faccio vedere come si fa. Vieni. Questa è la tua stanza, piccola Margaret. Vedrai, è facile. Eccoci qua. Molto bene. Ora togliamo il pannolino sporco. Oh, ma come sei brava! Sei proprio brava! Ora ferma così. Ecco, prendi questo. Grazie, mio piccolo aiutante. Ora siamo belle pulite, vero? Ta-da! La mia piccolina, oh! Adesso che l'hai cambiata è più felice. Oh sì, il pannolino nuovo ha fatto la magia. Non è vero? Allora andiamo a prendere il libro La musica di Margaret. Vieni con me. Trovato! Non vedo l'ora di darlo a lei. Questo è per te, Margaret. Oh no, ha ricominciato a piangere. Ora che cos'ha? Non ne ho proprio idea questa volta. Ha già mangiato e ha già dormito. L'abbiamo anche appena cambiata. Giusto, l'abbiamo anche appena cambiata. Quindi, oh, non capisco perché pianga. Se piange perché ha bisogno di qualcosa. Dimmi, secondo te, come posso aiutarla? Che cosa potrebbe volere? Forse me, il suo fratellone! Potrebbe essere, Daniel. Ascolta, Margaret, questo è un regalo per te. È un libro. E quando ero piccolo come te, era il mio preferito. Ok, adesso leggeremo la storia insieme. C'era una volta una piccola tigre di nome Margaret. Amava talmente tanto la musica che suonava ovunque andasse. La musica era dappertutto. Guarda, le piace. Sta funzionando. Margaret suonava il pianoforte al parco giochi. Puoi aiutarmi con la parte strumentale? Plin, plin, plin. Plin, plin, plin. Margaret suonava il flauto alla fattoria. Firufi, firufi. Margaret suonava la tromba nella vasca da bagno. Pere, pere, pere. Pere, pere, pere. Anche la notte era costellata di musica. Prima che arrivasse il sonno profondo, una ninna nanna cullava i suoi sogni. Lo sai, farai bei sogni come te. E dopo questa bella canzone si addormentava. Hai visto? Ha smesso di piangere. Aveva proprio bisogno di me, il suo fratello maggiore. Naso a naso, piccola Margaret. Piccola Margaret, che cosa ci fai nella caverna della giungla? Ehi, ciao, esploratore. Io e la tua sorellina Margaret ci stavamo rilassando qui dentro. Ma papà, avresti dovuto giocare con me. Tra un attimo sarò tutto tuo. Voglio essere un esploratore anch'io. Andiamo, seguitemi. Avventuriamoci nella caverna. Lasciami solo controllare che Margaret sia al sicuro e poi giocheremo. Ecco, qui ora fai la brava. Adesso puoi giocare insieme a me. Adesso possiamo giocare. Papà esploratore! Dimmi! Guarda cosa ho trovato qui dentro. Che cosa? Un tesoro! Dobbiamo seppellirlo. Oh! Oh oh! Credo che Margaret abbia perso la sua pallina a strisce. Proviamo a cercarla. Adesso dobbiamo aspettare che papà trovi la pallina di Margaret, ma io volevo che lui giocasse insieme a me. Oh. Trovata! Era finita dietro questo cuscino verde. Bene, torniamo a sotterrare il tesoro. Oh, oh. Sembra che Margaret abbia ancora bisogno di me. Ancora? Forse è arrivata l'ora della pappa. Scusa, Daniel, torno subito. Papà deve occuparsi della mia sorellina, di nuovo. Ha bisogno di cure, tante cure. Eccomi qui, sono tornato. Avevo ragione, era molto affamata. Oh, ma quello è un gioiello, seppelliamolo, forza. Non è un gioiello, è solo un mattoncino.
Ehi, Daniel, mi spieghi adesso perché sei diventato triste? Vorrei solo che giocassi un po' con me, È molto difficile giocare con te mentre devo occuparmi della piccola. Sì, lo vedo. Di me non ti importa più. Daniel, ma che stai dicendo? È bellissimo trascorrere del tempo con te. Solo che anche lei ora fa parte della nostra famiglia e a volte ha bisogno di qualche attenzione in più. Un po' con te e un po' con lei. Un po' con me e un po' con lei. Avrai un momento in cui potrà giocare solo con me? Sai che cosa facciamo? Se aspetti che io finisca di dare da mangiare alla piccola, poi chiederò alla mamma se può occuparsi di lei. Così io e te potremo giocare insieme quanto vuoi. Soltanto io e te? Sì, Daniel, soltanto io e te. Un po' con te e un po' con lei. Ok, allora ti aspetterò. Ci metterò pochissimo. Quando devi aspettare, puoi giocare, cantare o immaginare qualunque cosa.